Il successo dipende dalla capacità di una nazione di utilizzare la sua gente, ricorda il Nobel per l'economia Gary Becker. Ma l'Italia ha solo 10 laureati su 100 abitanti di 55-64 anni. 75 ragazzi su 100 portano la pergamena a casa per la prima volta. I 19enni sono calati del 38% negli ultimi 25 anni. Si riducono le iscrizioni alle università e anche il numero di laureati. Come può il paese ripartire senza puntare sulla formazione dei giovani, che sono già una risorsa scarsa all'anagrafe, senza investire in ricerca e sviluppo, dove al contrario siamo fanalino di coda? I luoghi comuni sono tanti, troppi laureati, più tecnici diplomati. Ma i laureati, invece, sono troppo pochi e alla lunga la laurea vale di più. Intanto la crisi colpisce i laureati, sempre più precari e mal pagati. E loro, che dicono? C'è chi cerca lavoro e sogna almeno uno stage. Ma i loro genitori non avevano il posto fisso garantito? C'è chi il lavoro ce l'ha, ben retribuito, appagante. Peccato che non sia in Italia. Ci si domanda, insomma, chi ha tradito un'intera generazione, chi le ha scippato il futuro? L'occupazione oggi vedo che è un mondo difficile, cioè per i ragazzi trovare qualcosa di interessante, di soddisfacente, anche lavorare duro è difficile. Il futuro è un po' incerto, soprattutto perché la situazione, insomma, non è delle migliori, però voglio essere ottimista, insomma. Comunque al momento non sono molto pessimista perché sono appena laureata da 2 mesi, per cui magari ancora sono ottimista nella ricerca del lavoro, però vedo anche com'è la situazione in generale, quindi spero che qualcosa cambi sia per i giovani laureati di adesso che per il futuro. Come ti vedi fra 10 anni? Con una buona posizione lavorativa. Disoccupata come adesso? Spero occupato. Con un posto fisso, una cosa abbastanza improbabile però. Meglio uno stage oggi o un lavoro domani? Probabilmente uno stage, purché sia veramente formativo e non semplicemente un'opportunità per avere qualcuno in utilizzo e poi sostituirlo. Tutte e due. Oggi come oggi, tutte e due. Un lavoro adesso no? Qua se andiamo avanti a stage si va poco lontano. Trentenni, laureati con voti alti, conoscono le lingue, hanno esperienze di studi all'estero, tirocini e master alle spalle. Sono ingegneri, ma anche laureati in diritti umani, dottori di ricerca. Tutti occupati, ma fuori dall'Italia. Ecco le loro voci in collegamento via Skype dalla Palestina e dall'America, dalla Norvegia e dal Marocco. Sono prospettive per me in Italia? Questa è una bella domanda. Purtroppo non c'è quello che almeno io cerco. Ho deciso di lasciare l'Italia principalmente perché qui mi era stata offerta una sistemazione, quindi un contratto direttamente per 4 anni con tutti i contributi versati, quindi con uno stipendio. E nel momento che sono andato all'estero mi sono reso conto delle difficoltà, ma anche dei pregi di una attività professionale all'estero. Io mi sento rispettato qui, mi sento valorizzato per quello che sono e professionalmente c'è sempre un feedback positivo. Io tornerei in Italia se ci fosse l'opportunità di esibire la mia professionalità, di contribuire con la mia professionalità in un grande progetto molto visibile e molto gratificante sia dal punto di vista mio personale ma anche per il mio paese. Io sarei anche disposto a rinunciare a una parte del mio stipendio per tornare in Italia, però deve essere una parte. Cioè nel senso un 20%, un 10-20%. Vorrei rispondere sì, l'Italia è un paese meraviglioso che offre migliaia di prospettive per i giovani laureati. Purtroppo la realtà delle cose non è così. Le condizioni adesso sono assolutamente incomparabili. Chi ha un percorso formativo, diciamo, eccellente non può permettersi di accettare offerte o comunque posizioni che non gli competano e soprattutto non siano all'altezza del suo curriculum di studi. Sarà anche la congiuntura economica non favorevole, ma al momento in Italia per un laureato come me non ci sono proprio neanche le speranze di potersi creare una vita.
non mi sento un cervello in fuga, però mi sento che l'Italia sia molto coinvolta da questo processo. I cervelli effettivamente sono in fuga dall'Italia perché vi sono alla base delle politiche che non tutelano in maniera corretta i giovani laureati. Mi sento un cervello in fuga. Non mi definirei un cervello, però una risorsa sì. C'è anche chi crede, nel suo piccolo e spesso in solitudine, senza aiuti, in innovazione e ricerca. C'è anche chi investe nel capitale umano. Ecco la voce delle imprese. La crisi esiste, ma è una grande opportunità per chi la sa sfruttare bene. Bisogna che le aziende che vogliono avere futuro credano molto nell'inserimento di giovani. Consideriamo assolutamente i laureati fondamentali per la crescita della nostra azienda, senza i quali non potremmo sicuramente pensare di fare un percorso di evoluzione. Crediamo molto che nell'investimento sui giovani, soprattutto se i giovani sono particolarmente preparati. All'università chiedo di ascoltare di più le imprese, chiedo di fare programmi di formazione che siano più attinenti alla realtà industriale e alle necessità del paese, e dove le imprese hanno bisogno di avere forti competenze immediate all'interno. Poi ogni azienda si forma i suoi uomini, però internazionalizzazione di impresa, tecniche di gestione moderne, relazione alla risorsa umana e tecniche di ricerca e sviluppo di ultima generazione sono fondamentali. Questo è quello che chiedono le università e non solo in un master, sono i percorsi universitari che devono dare questo. E si potrebbe pensare anche a fare un piccolo periodo di prova durante l'università, anche solo per capire un attimino come funziona il sistema all'interno di un'azienda e arrivare un po' più preparati. Logicamente è compito anche dell'azienda inserire poi queste risorse all'interno del loro organico. Allo Stato chiedo di aiutarci ad assumere dei giovani, di dare degli incentivi fiscali per consentire di dare uno stipendio credibile a questi giovani, creare occupazione e sviluppare questa immensa risorsa che abbiamo tutti. La recente proposta di agevolazioni fiscali che favoriscono l'assunzione di personale qualificato credo siano un ottimo stimolo per noi aziende ad aumentare, a completare eventualmente la nostra equipe, i nostri ranghi. Poter avere delle agevolazioni fiscali, degli incentivi o anche magari degli sgravi veri e propri potrebbe essere un sistema premiante per la nostra azienda, ma anche per tutte le altre aziende. Sappiamo tutti quanto sia forte la pressione fiscale sulle aziende, soprattutto le piccole aziende che comunque molto spesso fanno leva solo sulle loro forze. Quindi sicuramente questo ci potrebbe dare la possibilità di focalizzare la nostra attenzione su più laureati e non magari poterne assumere un numero più ridotto. Io credo molto nei giovani, in tutte le aree aziendali. Noi siamo sempre molto attenti ad utilizzare moltissimo stagisti, persone che vengono dai master, quindi avere in azienda un riflusso di energia, di persone che pur essendo neolaureate, quindi non hanno né esperienza specifica, hanno però quella volontà, quella grinta, quella freschezza che è utile per guardare a un futuro sereno, soprattutto se ben canalizzata da un piano industriale serio. In tutti i campi i giovani sono il futuro, quindi credere nei giovani dal nostro punto di vista è credere nel futuro dell'azienda.